Pronto? Buongiorno, chi è Aldo? Buongiorno. Aldo, vuoi venire in da casa? Vieni, hanno cacciato tutto quanto, è uno sta depresso. È nato si appiccica con Aldo ci voluto, voglio bene, un uomo sorridente. Come stai? Fammi sentire poca. Non c'è male. Che non dici? Ti stai riposando? Sì, sì, tutto a posto. E questo è l'importante. Cosa farai questa mattina? Il solito, vado da Sofia. Lo so. Come sta Sofia? Sta bene, sta a posto. Vuoi vedere se vuole venire anche lei nella casa? Sì. Venite a fare un giro. Tanto qua, allora Aldo, parliamoci chiaramente, no? Ma dal punto di vista mediatico, ok? Tu non sei nessuno, no? Però sei un uomo simpatico. Ma perché, per esempio, inventiamoci che ne so, che tu sei il cugino di Iva Zanicchi, ok? E io ti faccio trasferire in da casa, come la vedi? Potrebbe essere un'idea. Però tu sei potrei uno. Potrei anche prenderlo in considerazione. Anche perché poi parliamoci chiaramente. Ormai una volta che abbiamo fatto una certa età, no? Noi ci dobbiamo divertire. Tu hai lavorato una vita intera, giusto? Esatto. Mo, una volta che arriviamo a una certa età, questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare i papà, dobbiamo fare i nonni. Però se tu vieni. Quello che faccio. Bene, se lo sappiamo bene. Però se tu vieni nella casa del grande fratello VIP, perlomeno avrai un momento, poi ti mando a fare le serate. Porta a fare i Mac P, ti piacciono i Mac P a te? Ma ormai lo sai, no. Ormai il successo non ha età, hai capito Aldo? Indubbiamente. È così, per esempio tu odi un TikTok? No. E te li ha fa? La prima cosa... Allora, ascoltami, dimmi. Un attimo, sì. Se ti interrompo. Se no, quando mai? Tu se puoi fare quello che vuoi. Innanzitutto, io con tutto il piacere non ho capito ancora con chi parlo. Cioè Aldo, stai parlando con me da tutto questo tempo e non sai chi sono? Esatto. Sono Pasqualotti, Federico Pasqualotti. Sono il direttore sezione napoletana della casa del grande fratello VIP. È un piacere. Innanzitutto scusami se ti ho disturbato, credevo che no, tu seguissi. Disturbo, io ieri, disturbo. Ieri sono stato in trasmissione e presupponevo, siccome abbiamo avuto uno share del 5%, ho detto forse il signor Aldo mi avrà visto. E allora io, allora, davo... io sinceramente è una trasmissione che vedo a tratti, non la seguo. Però del tutto. Un poco e lei. Ieri sera, scusami se ti interrompo, ho fatto un passaggio, sì. E ho visto che c'è stato, diciamo, un po' di maretta, ecco. Qualche incomprensione. No, Aldo, scusa, adesso sono io che interrompo te. Nessuna incomprensione, quelli sono tutti la munnezza della gente. Indubbiamente c'è stato, sì, diciamo che ognuno di loro ha un'idea diversa di quello che può essere la vita, il contatto. No, Aldo, tu sei troppo diplomatico, lasciamelo dire da napoletano, unico caporedattore del Grande Fratello. Sono la mazzamma della monnezza della gente e hanno bullizzato quel povero ragazzo. Sì, ragazzi, hanno, indubbiamente questa è una cosa. E non va che, ed è per questo è che io voglio. È per questo che noi dobbiamo fare entrare le persone semplici nella casa. E perciò chiamiamo voi, hai capito, Aldo? E tu sei stato selezionato. Vieni lì da casa, Aldo. Abbiamo bisogno di saggezza, abbiamo bisogno di te. Vieni lì da casa, ti voglio bene. Vieni a fare un passaggio. Ti ringrazio, ma non è. Vedi, io sono un uomo che ho nipoti, seguo i nipoti. Mia figlia lavora, l'altra pure. Lo so. E quindi, noi ci abbiamo tutto schedato qua. Noi sappiamo tutto di tutti, Aldo? Non ho diciamo tempo di fare queste cose. Ma volesse venire in studio a fare l'opinionista? No, neanche, ti ripeto, tutto pagato. Sono impegnato per tutto quello che è la vita quotidiana dei nipoti. Ma questo ti fa onore, sei una persona splendida. Volesse fare l'inviato? No, di queste velleità, ti ringrazio. Aldo, mi devi credere, tu sei una persona così deliziosa che io l'anno prossimo, sai che cosa faccio? Ti metti le telecamere direttamente in da casa tua e te la faccio fare a casa tua, guarda che grande fratello. Facciamo a casa di Aldo VIP. Ti ringrazio, sei gentile. Ora,
ti lascio alle tue cose. Vai. Devo troncare la conversazione. Vai. Perché, sì. No, sai perché? Perché io devo scendere da mia figlia, che mia figlia va al lavoro. Vai da Sofia e vai a vedere i nipotini. Vai da Sofia. Sappiamo tutto di tutti, Aldo. Capisci, mamma, sappiamo pure fare tre polacchi e l'ucraino. Vabbè, ti lascio, ok? Buona giornata. Un abbraccio grande, sei un grande. Grazie Aldo, grazie di cuore. Ciao.